Ciao, sono Antonio Guiotto, un artista e un designer. Volevo parlarti di questa mostra che si chiama Senza titolo con didascalia. All'incirca 15 anni fa, dopo un lungo viaggio, ho iniziato a scrivere. Non che io voglia fare lo scrittore, non che io mi senta uno scrittore, eccetera, però una cosa che ho capito in quel periodo lì è che la scrittura poteva essere un aspetto importante o comunque un aiuto per la mia ricerca d'artista. Dopo questo viaggio, un viaggio a piedi, ho camminato per 880 chilometri, eccetera, eccetera, e ho portato a casa una serie di fotografie che erano dei piccoli dettagli. Su queste fotografie ho iniziato a scrivere un testo e il testo di circa 1800, 2000, 2500 battute era il titolo della fotografia. Tutto nasce all'incirca 6 anni fa, durante un'inaugurazione incontro Daniele e gli propongo la mia idea. Quindi quello che dovevamo fare era ricercare un museo d'arte classica che potesse ospitare questo progetto. Nei primi 3 anni abbiamo visitato quasi tutti i musei d'arte classica del Veneto fino a che siamo arrivati alla Pinacoteca dei Musei Civici di Bassano. Dopo una serie di vicissitudini riusciamo finalmente a presentare il progetto a Chiara Casarin, che era da poco stata nominata come nuovo direttore della Pinacoteca e la quale Chiara decide di accettare di buon cuore il progetto. Fondamentalmente la mostra è diciamo divisa in 2 parti. Nella prima parte ho lavorato su 20 opere della collezione del museo, opere che vanno dal 1300 al 1800 circa, mentre nella seconda parte della mostra ho lavorato nella sala del Canova. Per quanto riguarda la prima parte, ho selezionato insieme a Daniele Capra e a Chiara Casarin 20 opere della collezione. Per ognuna di queste opere ho fatto una ricerca storica del periodo in cui è stata realizzata l'opera, una ricerca biografica dell'autore e una ricerca iconografica della vicenda o delle vicende che vengono narrate nelle singole opere. Una volta ottenute tutte queste informazioni, ho incominciato a scrivere una serie di racconti e questi racconti sono dei sottotitoli all'opera. Solitamente quando noi entriamo in un museo, prendiamo per buono tutto quello che è presente nel museo, perché il museo ha una sua scientificità. Se è dentro un museo, deve essere assolutamente vero. Quello che mi è interessato fare in questo progetto era creare una sorta di cortocircuito, uno scherzo. Se questi sottotitoli che accompagnano le opere sono esatti dal punto di vista storico, iconografico e biografico dell'autore, contengono all'interno una serie di informazioni che sono verosimili. Quindi il visitatore, il lettore, si troverà di fronte a una serie di informazioni e non saprà se prenderle come assolutamente vere o se riuscirà magari a rendersi conto che si tratta in effetti di uno scherzo. La maggior parte dei musei classici che noi conosciamo sono nati grazie al sostegno e alle donazioni dei mecenati. Quindi prendendo spunto da questo abbiamo ricercato 5 persone che in qualche modo volessero contribuire alla realizzazione della mostra. Allora, per ognuna di questi mecenati ho realizzato un ritratto in gesso in stile canoviano. Uno storico o un esperto di Canova ad una prima occhiata si renderà conto che si tratta di falsi. Noi sicuramente, o io sicuramente, non li voglio spacciare per opere di Canova. Magari dei visitatori meno attenti penseranno che queste sono opere della collezione. Poi andando a leggere la didascalia dei singoli ritratti si renderanno conto che in realtà non sono opere di Canova. Anche in questo caso si tratta di uno scherzo. A volte, guardando il mio lavoro, si ha come l'impressione di trovarsi di fronte a non un artista ma differenti artisti, perché sono sempre pronto a cambiare mezzo espressivo, a cambiare materiale, a cambiare tipologia di lavoro, a cambiare stile, a cambiare non so perché, non so se questo sia un bene, non so se questo sia giusto, non so se sia sbagliato, semplicemente è il modo migliore che ho di fare.